hanno anche l'omicidio sulla coscienza, questi qua. E noi ne elenchiamo i nomi delle persone decedute, dei calciatori deceduti. Probabilmente, ragazzi, cancelleranno anche questo video per nascondere questa verità. Bentrovati, amici, bentrovati. Abbiamo il video in esclusiva della confessione shock di Sandro Mazzola sul doping dell'Inter degli anni 60. Ragazzi, prima di continuare col video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete like al video, ma soprattutto condividete, condividete, condividete. Bene, ragazzi. Quando io affermo che l'Inter ha commesso tutti i reati del codice penale, omicidio incluso, lo dico non per dare maggiore enfasi alla frase, ma parlo con cognizione di causa, ragazzi. Ebbene sì, perché l'Inter ha ammazzato una serie di giocatori con il doping degli anni 60, ragazzi. Nel 2004 l'ex giocatore dell'Inter, Ferruccio Mazzola, fratello del più famoso Sandro Mazzola, pubblicò un libro che si chiamava Il Terzo Incomodo, ragazzi. Con quel libro faceva delle pesantissime accuse all'Inter sul doping e accusava soprattutto l'allenatore Elenio Herrera di consegnare e di obbligare i giocatori a prendere delle sostanze prima di ogni partita, ma anche di somministrare ai giocatori delle siringhe inframuscolari durante gli allenamenti, ragazzi. Che successe? Successe che l'Inter denunciò Ferruccio Mazzola per quelle pesantissime accuse, si andò a processo, l'Inter chiese un risarcimento mostro a Ferruccio Mazzola, infatti gli chiese un risarcimento di 3 milioni, lo denunciò per diffamazione, chiese un risarcimento di 3 milioni di euro da dare in beneficenza. Ebbene, ragazzi, il giudice emise sentenza contro l'Inter, dando ragione a Ferruccio Mazzola, ragazzi. Ebbene sì, e infatti l'Inter fu obbligata anche a pagare le spese processuali. Il fratello Sandro Mazzola, ragazzi, negli anni ha sempre sostenuto la tesi dell'Inter, andando contro la tesi del fratello, sbugiardando il fratello e dicendo che non era vero assolutamente nulla. E Ferruccio Mazzola nel libro racconta esattamente come succedeva e come veniva eseguito il doping. Ebbene sì, ragazzi, perché lui dice che prima di ogni partita l'allenatore o lo staff dell'allenatore gli consegnavano delle pilloline bianche da mettere sotto la lingua. Quando lui si accorse che effettivamente aveva dei risultati positivi nell'immediato, ma che a lungo andare lo facevano stare male, iniziò ad andare nel bagno a sputarle. L'allenatore si accorse di sta cosa che buttava via, le sputava le pillole, allora iniziò a sciogliere le pilloline nel caffè. Da lì, ragazzi, che è nata poi la famosa, diciamo, teoria dei caffè corretti di Elian Herrera. Ricordiamo che quell'Inter, ragazzi, aveva vinto le due Champions League, cioè le due Coppe dei Campioni degli anni 60, grazie al doping, ragazzi. Bene, questo libro, dove comunque Ferruccio Mazzola, in modo circostanziale, elencò anche tutti i compagni di quella squadra morti prematuramente, ragazzi, io qua abbiamo una lista interminabile, perciò dico che l'Inter ha anche l'omicidio sulla coscienza, ragazzi. Hanno anche l'omicidio sulla coscienza, questi qua. E noi ne elenchiamo i nomi delle persone decedute, dei calciatori deceduti: Armando Picchi, Carlo Tagnin, Mauro Bicigli, Ferdinando Minussi, Longoni, Masiero, lo stesso Facchetti, ragazzi, una lista interminabile. E quando gli chiesero: ma come mai sono tutti giocatori meno conosciuti, no? Cioè noi i titolari, e lui disse perché? Perché su noi che facevamo la panchina ci usavano come delle cavie. Ebbene, ragazzi, quando poi nel 2013 si spense lo stesso Ferruccio Mazzola, purtroppo, il fratello ebbe dei rimorsi di coscienza, ragazzi. Ebbe dei rimorsi di coscienza e decise di parlare, decise di dire la verità e ammise che tutte le accuse che aveva fatto il fratello, ragazzi, erano vere, ma che lui era
l'aveva negata perché era dirigente dell'Inter, perché l'Inter lo obbligava a stare dalla loro parte. E quindi lasciò una serie di interviste, ma lui, quando parlate con gli interisti, loro negano, ragazzi, negano, dice Mazzola, Sandro Mazzola, non è vero che l'ha mai ammesso, le cose che leggete sui giornali sono finte. Ebbene, ragazzi, Sandro Mazzola lasciò un'intervista in cui con la sua voce ammette in modo scioccante che quelle cose che ha scritto il fratello sono tutte vere. In più, ragazzi, vi aggiungo che Ferruccio Mazzola, dopo aver scritto il libro, fu intervistato e in quell'occasione gli chiesero: ma non rischia il suo libro di danneggiare l'immagine di quell'Inter vincente di quegli anni? E lui disse: ragazzi, se io volevo il male dell'Inter, avrei parlato delle partite truccate, degli arbitri comprati, soprattutto in Europa, e invece non l'ho fatto. Lui decide di parlare e fa un'intervista alla Rai, Sandro Mazzola, che adesso la andiamo ad ascoltare, ragazzi. I calciatori, no? In questi giorni Dino Baggio, Brambati, Raducioiu, si sono detti molto preoccupati anche per la loro salute, per quello che hanno preso come durante la loro carriera, no? Integratori, flebo, pastiglie, micoren, queste cose qua. Quando giocava lei, come funzionava da questo punto di vista? Ma guarda, quando giocavamo noi c'era sempre qualcosa che non ci piaceva. Io mi ricordo che prima della partita di solito ci davano il caffè e portavano, i dirigenti portavano a fare con dentro il caffè, ce lo davano a tutti. Io non lo bevevo mai. Vabbè, per la caffeina. Ma c'era qualcosa dentro? Niente, però. Secondo lei c'era qualcosa dentro? Sì, per questo lo bevevo. Cioè, lei non beveva il caffè perché aveva il sospetto che mettessero dentro il caffè qualcosa. Forse dentro qualcosa che non funzionava. Ma e ne parlavate anche con i suoi compagni di squadra? Sì, sì, sì. Ma questo avveniva sia all'Inter che in nazionale? No, nazionale no. Questo all'Inter. Ma, invece... ma secondo lei i suoi compagni erano consapevoli che ci fosse qualcosa nel caffè o no? Qualcuno sì. Solo che sai, delle volte prima della partita non ti senti bene, vedi che le gambe non funzionano, allora dici bene, questa volta lo prendo. Il problema è che poi dopo, se vedi che va bene, magari lo prendi sempre e allora non va bene. Senta, ma non lo prendeva solo lei o non lo prendevate tutti quel caffè lì? No, in diversi eravamo in diversi. Ma e invece, invece altre cose, integratori, flebo, cose del genere, pastiglie direttamente non ne prendevate mai? Sì, no, le infiltrazioni ce le facevano il giorno prima della partita. Di che cosa? Sì. Non se lo ricorda di che cosa? Non mi ricordo cosa c'era, però ci dicevano cosa c'era dentro e ci credevamo perché... Insomma, i dottori erano brava gente. Quindi diciamo il dubbio era sul caffè prima delle partite, perché tra l'altro suo fratello Ferruccio dichiarò insomma che negli anni 60-70 si faceva uso di sostanze dopanti nel calcio. E il caffè prima della partita era un problema, infatti diversi non lo prendevamo. Beh, ragazzi, più chiaro di così, come avete visto, così finalmente gli interisti dovranno aprire gli occhi. Quel video lì, questo video che io vi ho fatto vedere, è in esclusiva, non lo troverete da nessuna parte, ragazzi. È stato cancellato, l'Inter è riuscito a cancellarlo da YouTube, è riuscito a cancellarlo da internet, ma io... l'avevano conservato tanto tempo fa ed è un'esclusiva. Probabilmente, ragazzi, cancelleranno anche questo video per nascondere questa verità. Perciò vi dico, aiutatemi, condividete questo video, ragazzi, conservatelo, registratevelo, perché, ragazzi, c'è una manovra sotto che cerca di tutelare l'Inter, di salvaguardarla nel tempo, ragazzi. È la società più marcia della storia, la piovra del calcio mondiale, ragazzi, è il cancro del calcio. Mi raccomando, condividete il video, commentate qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate e come sempre, fino alla fine, forza Juventus!